Sant'Antonio, chi era costui? Si domanderebbe il buon Don Abbondio di Alessandro Manzoni. La domanda non è peregrina, non fosse peraltro che ci sono almeno due Sant'Antonio che vengono costantemente confusi. Peccato che abbiano vissuto 1000 anni l'uno dall'altro. Il primo è Sant'Antonio Abate, monaco e eremita, vissuto in Egitto tra il III e il IV secolo d.C. e a cui è dedicato il corteo di Porta San Donato. L'altro è Sant'Antonio da Padova, di nascita portoghese, frate francescano, vissuto nel XIII secolo, la cui festività ricorre il 13 giugno. Rimandando chissà, magari ad un corteo futuro, l'approfondimento sul culto nei confronti di Sant'Antonio da Padova, concentriamoci invece sul Sant'Antonio Abate, chi era e soprattutto le caratteristiche del suo culto. Sant'Antonio Abate viene celebrato il 17 gennaio in pieno inverno nel mese governato da Giano, il dio bifronte della cultura classica che guarda con una faccia l'anno venturo e con l'altra quello già passato. La data della sua morte, il 17 gennaio del 356 d.C., la documenta il monaco Atanasio nella prima geografia del santo. Sempre Atanasio ci racconta che Sant'Antonio visse la sua vita nel deserto egiziano in completa solitudine come perfetto anacoreta. Tempra forte e combattiva, Antonio era costantemente tormentato dal diavolo che lo raggiungeva nella sua grotta notte e giorno sotto forma di animali di cui si impossessava, ma che il santo scacciava purificandoli dalla possessione. Anche per questo è riconosciuto come il patrono degli animali e come santo esorcista. Il diavolo giunse più volte in veste di una donna bellissima, tradita nel suo aspetto demoniaco solo da zampe caprine o artigli da grifo. Il santo, nel riconoscere l'inganno, si gettò sui rovi pur di non cedere alla lussuria. Nel corteo sarà la bastola a ghermire il santo, circondata da demoni con corna ispirati ai Mamuttones sardi, che ancora oggi escono in strada il 17 gennaio, giorno della festa di Sant'Antonio. Antonio non fondò in vita nessun ordine monastico, lo fecero per lui nel XIII secolo i laici che conservavano le sue spoglie nella chiesa di Saint-Antoine di Montmajour in Francia, vicino alla città di Arles. È una lunga storia quella che racconta di come le spoglie del monaco furono trasferite prima del VI secolo d.C. a Costantinopoli per volere dell'imperatore Costante e poi nell'XI secolo dal cavaliere Gioselino in Provenza nella chiesa di Saint-Antoine. Alla fine del 200, Papa Bonifacio VIII fondò qui l'ordine dei canonici regolari di Sant'Antonio Abate, che si diffuse in tutta Europa. Alla chiesa era annesso un ospedale perché i miracoli del santo non erano legati solo all'esorcismo, ma anche alla guarigione da malattie odiose, come il fuoco sacro, detto anche sfogo di Sant'Antonio. Nel 300 fu una malattia molto diffusa dovuta a un fungo tossico che attecchiva su frumento e segale in condizioni climatiche umide. Se non curato, portava alla morte. I monaci antoniniani lo curavano con il grasso del maiale, motivo per cui erano autorizzati ad allevare questi animali anche dentro le mura cittadine, in eccezione agli statuti comunali che non lo consentivano per questioni di igiene. Era il cosiddetto privilegio del porco. Anche per questo Sant'Antonio Abate è sempre raffigurato con il maialino scuro ai suoi piedi e spesso anche con la fiamma del fuoco in mano. I monaci antoniniani avevano anche il privilegio della questua, ovvero contraddistinti dal caratteristico tau sul saio e sul bastone, nonché da una campanella, potevano raccogliere elemosine da destinare al piatto pane di Sant'Antonio, che veniva elargito al popolo il giorno della festa del santo, il 17 gennaio, pane con cicoli e pezzi di maiale conciato. Nel giorno di festa è immancabile la benedizione degli animali di cui Sant'Antonio era protettore e la processione del santo con luminari accese. La statua, riprodotta nel corteo di San Donato, è quella oggi conservata nella chiesa di Santa Maria del Soccorso di Rigali. La macchina lignea si ispira alle macchine che ancora oggi portano in processione i santi a cui le popolazioni sono devote. Ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità.
Pasqua, Epifania, tutte le feste porta via, ma Sant'Antonio le riavvia. Il 17 gennaio, come dice il detto, era la data entro la quale doveva essere conciato il maiale domestico, poiché da quella data iniziava il carnevale, dal latino carnem levare, ovvero quando si poteva consumare carne e fare festa fino al mercoledì delle ceneri, inizio di quaresima. Con Sant'Antonio si apriva dunque un periodo godereccio che sovvertiva il normale andamento della quotidianità. Nel corteo, re carnevale è un povero disgraziato issato su un improbabile trono fatto di cose semplici appartenenti alla sua quotidianità. Era la gioiosa, spensierata, goliardica e al tempo stesso misera illusione di un mondo migliore in una società di classe sclerotizzata. Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, lui date tutto l'amore, nulla più vi manca.